Allora, quando Iboscar stava per partire questa canzone qui, ho chiuso perché volevo godermela in una reaction insieme a voi. Tra l'altro sono anche abbastanza in ritardo perché è uscita ormai 10 giorni fa, quindi sì, sono parecchio in ritardo. Però comunque dai, voglio comunque sentirmela insieme a voi, sono molto curioso e colgo l'occasione, qualora Marra o Alex o entrambi dovessero vedere questo video, di fare tanti auguri e un in bocca al lupo ovviamente per Asia, quindi la figlia di Alex e Marra che appunto nasce da qua a qualche mese, insomma, ecco, faccio ovviamente tanti auguri e un in bocca al lupo. Ragazzi, noi cominciamo con la reaction e niente, via con la intro. Wow, gente, bentornati nel canale. Qua è Dani, oggi siamo qui con un nuovo video, molto breve e veloce perché oggi abbiamo una canzone sola da andare ad ascoltare ed è la canzone di Mr. Marra con Alex Mucci. La canzone in questione si chiama Blue Valentine, la prod di Real e Dave. E niente, sono davvero tanto curioso, non mi aspettavo che potesse uscire una canzone con all'interno anche Marra, quindi sono curioso di sentire come se la sarà cavata e vedere un po' cosa ha combinato. Per chi non lo conoscesse, è Marra del Cerbero, insomma, il Cerbero Podcast, e qui mi fermo perché penso che sappiate tutti di cosa sto parlando. E niente, piccola parentesi, a giorni uscirà un video molto importante dove vi parlerò di un bel progetto che ho in mente da portare su Twitch. Ho in mente una bella cosetta molto originale da fare insieme ai sub, e poi una sorta di serie che andrà avanti sia su Twitch che anche su YouTube. Quindi ecco, una cosa originale, un bel progettino che ho in mente, fra qualche giorno appunto ve ne parlerò. E niente, chiusa parentesi, ecco. Allora ragazzi, direi che possiamo andare ad ascoltare questa canzone qui. Io metto like sulla fiducia. La canzone l'ho trovata sotto in descrizione per ascoltarla completa, insomma. E niente, direi che possiamo partire. Mr. Marra feat. Alex Mucci, Blue Valentine, Prod Real e Dave. Sento già un beat trappeggiante in sottofondo. Me la racconterei con più colore. Infiocchettarla come un vero narratore, dirgli quanto era bella. L'auto mi ha insegnato come lavorare di fino, bocchino, quello che la prima mi negasti. Come passasti un discreto poveraio. Ehi! Hey. Vento il cuore pulito, la faccia è truccata. Mi sento sommersa, ma non sono annegata io. Eppure adesso è finita, non c'è un'altra partita. Quando vi sento parlare d'amore, non capisco se esagerate. Sono io a commettere l'errore di portare avanti questa cosa chiamata relazione, pur di staccare il mio corpo da quella strana posizione. Bello! Vento il cuore pulito, la faccia è truccata. Mi sei solo giocato, non sono una bambina, eppure mi hai fregato. Carina! Cos'è? Arriva un drop dubstep? Sì! Non ci credo! Ma perché? Discoteca, rave party, tutti impasticati. Non è dubstep, però. Non ho ben inquadrato la parte finale del beat quando è partita quella roba dubstep. Non me l'aspettavo, cioè io l'ho sparata così a cazzo e vabbè, ci ho azzeccato, dai. Allora, beh, di per sé la canzone è carina. Più che altro a me piace tanto quando una coppia fa questo tipo di canzoni qui. Anche perché viene fatta senza troppe pretese alla fine, credo. È una cosa più per loro due, immagino. Bello che Marra abbia parlato, ha fatto una sorta di storytelling praticamente. Non so come, in teoria spoken può essere il termine più tecnico di definire questo tipo di strofa, insomma. Il testo di Marra mi è piaciuto, anche perché si è aperto, insomma, diciamo così. Ha un po' raccontato quella che è stata la sua esperienza dai primi approcci in poi con Alex, immagino. Poi tra l'altro alcune parti sono anche simpatiche, insomma. Bello, un'apertura di cuore, diciamo. Poi per quanto riguarda il ritornello, quindi Alex, allora Marra ha fatto le strofe, Alex ritornello, poi alla fine in teoria hanno fatto il duetto in pratica. E parlando del ritornello, c'è stata una roba che mi ha un po' imbiguizzato, insomma, mi è suonato un po' strana, che è la parte dove Alex attacca il ritornello, dice mentre il cuore è pulito, e poi anche dove dice eppure adesso è finita. Se non sbaglio, queste due parti qui, non so, mi sono suonato un po' strane. Però per il resto il ritornello è carino, ti resta in testa. E comunque anche
belle un po' come ha gestito le linee melodiche, diciamo. Ci sta assolutamente, ci sta assolutamente. Quindi, insomma, di per sé la canzone è carina, una bella apertura di cuore da parte di Marra. Bello il ritornello, anche il testo del ritornello. La base non è male, io ovviamente non sono un tecnico, non sono un beatmaker, dico le cose, insomma, come ascoltatore medio e coglione quale sono, insomma. La base non è male, è una base un po' trappeggiante che poi diventa mezza house, insomma, dai, è figo, ci può stare. Queste canzoni qui sono belle proprio perché sono così, sono semplici, insomma. Queste canzoni di coppia, come ho già detto prima, mi piacciono perché sono magari anche un'apertura di cuore, come ho già detto prima, da parte di entrambi, e questa cosa si sente. Poi è carina anche la foto alla fine del video di Marra e Alex insieme, insomma. Bello, bello, carina, carina. Poi casomai me la recupererò anche fatta live, quella fatta live ai Boscar, insomma. Niente, che dire, non c'è troppo altro, insomma, quindi direi che la reaction può anche finire qui. Io ovviamente rinnovo i miei auguri ad Alex e a Marra per Asi, insomma, e per tutto quello che poi ne consegue. Poi, visto che ci sono, faccio anche i complimenti al Cerbero per i Boscar, perché hanno tirato su davvero un evento niente male, davvero un evento niente male, quindi super complimenti. E niente, signori miei, la reaction finisce qui. Grazie per essere stati presenti, insomma. Io vi invito appunto a passare dai link in descrizione, che siano di Instagram o di Twitch, e nulla, statemi bene, ci vediamo ad un prossimo video.